Noi è da anni che veniamo qua in Svizzera perché abbiamo diverse società che lavorano come consulenti, come gestori per clienti istituzionali e quindi abbiamo diversi clienti fiduciari, asset manager qui sulla piazza di Lugano. Però in particolare oggi stiamo presentando una nuova piattaforma di gestioni patrimoniali simile a un robo advisory che ha digitalizzato tutti i processi di acquisizione del cliente e di gestione del cliente stesso, però ha una caratteristica unica che oggi non è presente sul mercato, ovvero i gestori possono essere molteplici e quindi i gestori che sono presenti oggi qua sulla piazza di Lugano, che per normativa non possono gestire i soldi dei clienti italiani, francesi, europei al di fuori del territorio svizzero, attraverso la nostra piattaforma possono fornire questo servizio anche ai clienti europei senza dover stabilire una branch fisica in Europa. E questo grazie proprio al concetto di digitalizzazione, grazie al fatto che ovviamente noi abbiamo una management company, una società di gestione sul suolo europeo e quindi possiamo creare una partnership, perché la piattaforma si chiama Open Finance, perché l'idea è di condividere, di avere una piattaforma aperta per poter dare maggior valore aggiunto al cliente, ma anche all'asset manager che oggi ha bisogno di processi digitalizzati e costruirseli in casa è difficile, complicato e costoso, mentre sfruttare quelli già esistenti può essere un'ottima idea ovviamente. Ci sono diversi temi, chiaramente la digitalizzazione ha un forte impatto sull'industria e quindi molti si chiedono quali saranno le asset management, le società di gestione del futuro, di cosa dovranno dotarsi, quindi principalmente questo. In secondo luogo anche la integrazione tra la crescente tecnologia delle blockchain con la finanza tradizionale. Noi abbiamo investito molto, stiamo investendo molto per mettere in connessione la finanza tradizionale, che è il mondo da cui veniamo, e il mondo delle criptovalute che invece si sta affermando soprattutto dal punto di vista della tecnologia come leader futuro dei processi di investimento e dei processi di gestione dei clienti.